Questo sabato 6 aprile e la domenica 7 ha come titolo nella liturgia In Albis Depositis. Si completa la settimana della Pasqua, di Pasqua, questo ottava lungo giorno che è partito dalla veglia pasquale. E viene chiamato In Albis Depositis questo sabato e questa domenica, tradotto con ormai tolte le vesti battesimali che erano state messe addosso ai catecumeni nella veglia pasquale per ricevere nel ricevere il battesimo, questa abitudine, questo habitus che è significativo nel tradurlo con abitudine che diventa una buona abitudine di fronte ormai a ciò che si è ricevuto, a questo passaggio della vita, a questi uomini e donne che hanno adulti rafforzato l'esperienza della scelta del Signore. Ecco, si può avere l'occasione di parlare delle buone abitudini che possono essere davvero messe nella propria vita anche a partire da questa Pasqua. Solitamente si parla di abitudini in maniera negativa, quando si ascoltano le persone che magari incontrano delle situazioni di fatica o di difficoltà, dicono: ma questo è abituato a rubare, questo è abituato a bere, questo è abituato a imbrogliare, come se fosse una caratteristica che ormai è impossibile da togliere. Si può pensare anche a delle abitudini, caratteristiche, che possono essere invece molto positive, che si riesce a mantenere e a non togliere più per tutta la vita, a partire magari da questa Pasqua. So, siamo abituati a pregare tutti i giorni, siamo abituati a leggere tutti i giorni qualche versetto della Scrittura Sacra o anche qualche pagina di un libro, siamo abituati a parlare bene delle persone, magari vincendo qualche giudizio temerario, qualche critica. Ecco, possiamo pensare di poter mettere in campo un'abitudine. Abbiamo tolto magari, abbiamo concluso questa settimana, ma ci resta, o vogliamo che ci resti, delle buone abitudini da questa Pasqua. Magari pregare prima di mangiare, almeno la domenica, con i propri figli, la propria famiglia. Avere un'abitudine di fare un gesto di carità, molto semplice. Piccole cose che sembrano apparentemente inutili o invisibili, ma che sono molto potenti perché rivestono di novità la nostra vita, diventano capaci di ricordarci che siamo un dono, che il Signore ci ha liberati dal male, ci ha tolto dall'ombra della morte e ci ha messi nello sviluppo luminoso della risurrezione e della vita eterna. Ecco, l'augurio potrebbe essere proprio questo, un tempo di Pasqua che si prende carico di nuove abitudini, di buone abitudini, l'abitudine di stare con Gesù e di offrire qualche gesto che possa ricordarlo.